Eccoci di nuovo con Euro Truck Simulator. Ripartiamo la nostra carriera da dove ci eravamo lasciati l'ultima volta, ovvero sulla terrazza Capo Nord. Allora, andiamo subito senza indugi a investire qualche altro pedone. Allora, sono cambiati. Sì, sono cambiati, signori. Ok. Va bene, salve, a posto, io vorrei sapere dove sono quelle due colonne d'Ercole là in fondo. Sarà qualche, probabilmente sarà o qualche... Saranno le Lofoten. Le Svalbard. O sono le Svalbard o sono delle... Fai vedere mappa. Allora, su di qua non ci indica niente, quindi c'è solo questo. No, questo fare qui. Le longhi banghi banghe. Come si fa ad andare qui? Bisogna andare a prendere il traghetto. Dove? È bel lungo. Azzarola. Qua in fondo. Vediamo, allora, innanzitutto vediamo di tornare indietro. Allora, qui c'è la frontiera, ok. Lì c'è un'altra frontiera, qui c'è un paesello che si chiama Kirkenes. Qui c'è un altro paese che si chiama Hammerfest. La festa dei martelli, per esempio. Noi allora siamo diretti qui, siamo qua. Fammi vedere che cosa c'è in zona. Allora, in realtà sto tenendo la pedale della frizione schiacciata, non so. Allora, fammi vedere, qui c'è un carico delicato da portare a Trondheim. Se no abbiamo questo segature da portare qui, questo da portare a Murmansk, quanti di diventa questo 130, e il carico è a Onnisvag, che sarebbe Onnisvag. Oddio, ho perso il sarebbe qui, dove, da dove sono venuto prima. Ok, non è male questo qua, fammi vedere. No, che lavoro dipendente. Allora, lavoro autonomo, abbiamo detto che eravamo da qua, sarebbe questo qui che ci porta a qua, se no la barca dove ci porta a Trondheim, ma sono 1600 km. Peccato che ci fa fare questo e non ci fa fare questa, che era poi fondamentalmente quello che avevo fatto io andando in su, che noi eravamo saliti su di qua, poi abbiamo fatto su di qua, su di qua, su di qua, su di qua, e poi da qua abbiamo proseguito su di qua. Invece qui la strada finisce qua, peccato. Andiamo qua, deciso, andiamo a Murmansk. Viaggetto normale, però paga un po' poco. Questo paga molto di più. Questo è ancora meglio. 59. Dai, portiamo sta barca, chi se ne frega se sono 1600 km. Portiamo sta barca e basta. No? Tanto adesso bisogna tornare indietro e fare aggiustare il camioncino. Schiantarci come ieri.
arriva qualcuno? No. Allora, là che devo andare a caricare, tra l'altro, fammi vedere, innanzitutto. Allora, devo andare a caricare mappa. Ah, qua devo andare a dove serve al porto, praticamente, sì. Tanto vado ad aggiustare anche il camion. Così, vabbè, a parte il 17% abbastanza. Calma. Piglia la discesa. Tacchiamo il retarder. Ma non ci credo, non ci credo, ma perché? Ah, addirittura, niente. Ecco, facciamo prima un'altra così, andiamo direttamente lì, eh. Sì. Aggiustiamo. Dovremmo essere, tra l'altro, questo è rotto il motore. Vabbè. Siamo 5% di danni al motore. Per quale motivo? Si è ribaltato. Ok, andiamo. Ah, è questa la barca. Come faccio a entrare, però? Ah, sarà qua dentro? Sì. In effetti abbiamo fatto molto prima così, eh? Ok, portiamo su sta barca. Il nostro semirimorchio è pronto. Allora, mi sa che ho sbagliato proprio cosa qua. Allora, fammi poi anche una cosa. Allora, fammi poi vedere una cosa. È un po' troppo molletto. Ok, è un po' troppo molletto. Per i fatti suoi. Ok, andiamo. Allora, qui dobbiamo andare a sinistra. Lo togliamo. Andiamo qua. No? È un po' una svoltaccia questa, eh. Drizzare. Ok. Più stretta sta uscita, potete farla, eh? Allora, qui a sinistra. Ah, qua è le cose dove non si vede arrivare niente, perfetto. Partenza e salita è difficile perché non ha proprio uno stacco come quello della macchina, quindi è una delle cose più difficili in questo gioco, con il volante, la partenza così in salita.
sono messo a carbo, sono al pieno quasi. Ah, qua c'è quella zona che c'è anche il rosso, non so perché c'è il rosso, ma vabbè. Ci passo sotto sto coso, questo barcone. Alzo un po' io il volume della cosa, sento poco il motore. Oh, bene, facciamoci questi cacchio di tunnel strettissimi. Salutiamo questa bellezza di posti. C'è il mare, c'è alta marea oggi. Ah, com'è il mare, com'è alto. Ah, qua ci sono i gabbiani, gabbiani. Oddio, bravo. Oddio. Che pelo che gli ho fatto. È anche carico delicato questo, quindi devo stare anche attento a non toccare il rimorchio perché sono soldi. La registrazione, ma ogni tanto da qualche scoppiettio l'audio che dà un fastidio che non ci si può credere dal fastidio che dà. Certo che poi con quei muraglioni che ho a destra lì, quando arriva una macchina o un camion è sempre un casino. Adesso avrò anche quel pezzo di rilassarmi stasera. Mamma mia. Vai piano. Ok, qua si allarga un po'. Vai. Ma poi piano piano vedrai che lasciati i fiordi. Per fortuna è poco trafficata. Ci fosse un andamento continuo sarebbe un bel problema. Qui posso anche invadere tranquillamente l'altra corsia. Sarebbe un carico eccezionale qua. Peccato che non lo fanno. Vicino alle rocce questa barca. Dai che li raggiungiamo questi due qui. Messa l'acqua, ah, c'ho giù.
Via con la mini. Perché secondo me se tocco anche uno di questi paletti qua con la barca non cade il paletto. Il paletto secondo me è fisso, immobile, che non si schioda e mi sfonda la barca. Orco cane. All'inizio della salita doveva fermarsi questo. Non so cos'è che c'è, qualcosa che non va nell'audio. Capisco queste microscossette che danno, ogni tanto dà un fastidio in cuffia. Casualmente l'ha fatto, ha iniziato a farlo, ha provato a togliere il THX. Ho cominciato a farlo da quando installato l'aggiornamento del Synapse di Razer. Ah, qui è sempre dritto. Qui, cioè, se vuoi andare a dormire in questa piazzola è tanta roba, si poteva andare a farlo. Vai piano, dove vai di corso con questa macchinetta che te investo, che te spiace che controlla il guardrail. Comunque abbiamo scoperto da questo gioco che la Mustang è l'auto più venduta d'Europa, eh? No, perlomeno il volante è leggermente più duretto. Prima era veramente troppo. Cioè non dava proprio la sensazione di niente, insomma. Allora, io devo andare qua. Perché si è allargato? E devo andare dritto, giusto? C'è una rotatoria, devo andare verso qua, non l'ho letto. Kirkens, ciao, renne finte, ovvero. Semaforo. Ah. Vediamo un po' sta barca. È un po' lozza. Ci passa Gino. Salve. Non ti fermare qua. Passa, ma. Sì, lo sappiamo. Giustamente ho preso la bottiglia dell'acqua ed è venuto a perdere. Anche lui mi facesse l'applauso, invece stava spippolando al telefono.
larga, il problema è questo, che è molto più larga di me la barca, perché il peso non è tanto, il peso è 9 tonnellate, ma il problema è l'ingombro che è tosto. Oddio. Mettiamo un retarder come prima, così mi ribalto. Questa qui è la specie di guado. Matto, così era quello a fare. Che invada anche un po' la corsia di là. No, in realtà sto riuscendo a stare dalla mia parte, anche se ci faccio abbastanza dei peli lì. Praticamente stanno rifacendo il percorso dell'altra volta al contrario. Basta che non mi chiari davanti, poi, perché non è la prima volta che ti superano, poi decidono che è giusto frenare e frenano di colpo. Guarda te come mi dà la precedenza questo maledetto. Ma guarda te, Gallia Ferris. È entrato in quella rotatoria come se fosse un fulmine, ne è uscito a mezzo all'ora. Il carburante l'abbiamo, sì. Lo faccio. Alla Statoil. Ah, io ero venuto visto di là forse. No, forse ero venuto di qua. Boh, non mi ricordo. Allora, domani dovrebbero togliermi internet. Dovrebbe arrivare il contratto nuovo, in teoria. E magari se funzionasse a dovere si potrebbe anche pensare di fare qualche live. Visto che non le posso più fare, perché nel momento in cui gli esseri umani fanno le live io non posso collegarmi a internet per motivi di saturazione della linea. Oh, qui c'è un confine, si va in Finlandia e vedo la banderuola. Eccoci qua, eccolo che inchioda questo qua, lo sapevo, questo fetuso. Allora, qui cosa dice? Niente. Ah, qui è un po' blando questo confine, oh, così. Te lo dico, non c'è, però vabbè, eccolo qua, età. Eccoci qua, adesso siamo in Finlandia.
sono più grosso di te. È la prima cosa che ti insegnano quando vai a prendere la patente per il camion è iniziare un sorpasso all'inizio di una salita. Che almeno quando arrivi su hai l'abbrivio per la discesa dopo, capito? A chi la raccontate? Non la raccontate a nessuno. Qua si guida il camion da 50 anni, cioè, nel senso che da prima dell'invenzione del camion. Ho fatto pratica con le diligenze e con i pazzi furiosi. Cos'è questo rumore? Cos'era questo rumore? Forse era il fiume? Chi è questo polizia? Polizia? La pulizia finlandese. Allora, sti oschi di qua, io devo andare a Ivalo, Ivalo, Ivalo. Ivalo. Praticamente devo andare a Trondheim, devo andare, sì. Ho schiacciato qualcosa che non devo schiacciare, però. Allora, siamo. Allora, facciamo un po' di conti. Siamo 52 ore dalla scadenza del contratto. E siamo a 21 ore dall'arrivo. Ok, sono le 14. 21 ore dall'arrivo, quindi ho più del doppio di tempo. Jumanji siamo qua. Dove siamo qua? Ah, Giungiulatoba. Qui siamo a Kittila. Kittila, Kitti. Kittiki. Vai. Sei un po' andato giù di giri, o sbaglio? Dai, con sto DHL, io non so dove va il DHL con le cisterne. Oddio, mi ribalto, oddio, mi ribalto. Sempre l'11, sì. Intanto sento dei rumori strani. Devo andare a dritto, qui stiamo a Ivalo. Salve signore. Bravo, polis. Oh, voleva passare. Ci ha provato, eh. Siete contenti, voi abitanti di questa cittadina, che non passano camion dalla vostra città? Mi tremano ste case, tutti sti camion che passano. Porco can. Levate. Ecco. Arriva qualcuno, me lo sento. Lo sento, arriva qualcuno, non mi arriva nessuno.
perché se arrivava arrivava questo qua, che era piuttosto grosso e infiammabile. Sono proprio stradine da andare a 120 all'ora. Sembrava ho visto un'antenna, sembrava tipo la macchina di Google Street View. Allora, come siamo messi? Ah, benzina ce l'abbiamo. Siamo i terrori della Scandinavia. Secondo me al confine c'è la foto del nostro camion, mi siamo banditi dall'entrare. Ormai che siamo dentro ci fanno uscire. Adesso arriverà la scorta della polizia che ci scorterà fuori dal paese. La scorta insieme a Babbo Natale e anche Rudolf. Oh oh oh, vi porto fuori dalla Finlandia! Oh oh oh, siete banditi! Banditi, non un terrorista di quelli che rubano, di quelli che banditi, che sono al bando. Che poi bandito in realtà è tipo una roba come tipo pregiudicato. Siete dei morti di fame. Forza! Male che sono un po' più larghe qua le strade. Abbiamo iniziato con una strada un pochino più complessa, però adesso abbiamo preso un buon ritmo, un po' troppo serrato, diciamo, come ritmo. Ah, qui cos'era questo? Una ditta. La doppia rotatoria. Passo io. No, era una rotatoria. Ma qua c'è un'altra cosa con... Sì, l'ho aggiustato il camion, sì. Ho visto che c'era la... No, qui fa solo dritto. Dai, no, sarà rosso. Dove va indietro? Ogni tanto rimbalza, non ho ancora capito perché. Dove va questo che è rosso? Ah, sarà verde per noi? Sì, perfetto, bravissimo. Questo è tagliato PRP. Dai che devo bruciare questo qua, forza. Devo rientrare. Vai. Di rosso ci rientro. Dritto. Rovaniemi? Prossima fermata Rovaniemi. Qui siamo a... Ce l'ho.
Dirt Eurotrack 2.0. Da quant'è che non gioca Dirt? Mamma mia, lo sapevo che quando l'ho comprato, lo sapevo che sarebbe finito così. Mi sono fatto prendere dalla fuga sperando in qualcosa di buono, ma ho già pregustato il fatto che l'avrei abbandonato a breve, perché i giochi così di rally per me sono sempre stati troppo difficili. Da Colin McRae, che avevo acquistato per PlayStation 1 addirittura, sì, in poi erano troppo difficili. E mi ha dato l'illusione Dirt 2.0 quando sono riuscito a vincere il primo rally e arrivare nelle prime posizioni nel secondo, nel primo, diciamo. Poi basta. Poi da quando ho smesso di usare la macchina di default, ne ho preso un'altra, una Golf vecchia della seconda serie. Basta, fine. Non riesco neanche più a arrivare in fondo alle tappe se non con minuti e minuti di... ma tanti, ma proprio non dico minuti, ma perdere 20-25 secondi a tappa, oppure vado più veloce, mi schianto e la macchina si sfonda, quindi... anche perché non perdona niente. Infatti ho rischiato anche di assassinare il volante, quindi l'ultima volta ho dato una botta un pochino forte al volante per l'inzatura, quindi ho detto beh, lasciamo perdere perché non vorrei fare altri danni rispetto oltre a quelli che già ci sono in questo PC. Comunque, allora, il cambietto di questo camion va abbastanza, perché mi fate andare giù di giri e poi accelerate? Ma sembra che lo facciano apposta, cioè ora siete dalla colonna, io come faccio qua? Un attimo zitto perché sono un attimo concentrato. Oh, adesso allargo. Vai veloce, 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 veloce. Ok, non fate questo a casa. Mi raccomando, quando guidate il camion non fate così. Cioè, nel senso, non rientrate nella corsia di destra, rimanete su questa. Bene. Fra un po' potremo fare anche una sostina Rabocco. Ci vorrebbe un po' di musica. Ah. No, ma no, non a questo, a quello dopo, dai. Se ne trovo uno dalla mia parte. Tanto adesso devo girare, quindi. Devo girare a sinistra per andare a destra. Come quando il navigatore dice
tenere la sinistra per svoltare a destra. Ma che cazzo? Ma ti rendi conto di quello che dici? Nostro barchino come va? Nostro barchino? Danni non ne ha, perfetto. L'1% sono le, in genere sono le gomme. Dovremmo essere quasi a Rovaniemi, vedo il fumo che esce. Ecco che si ferma sto Invernix. Porco cancello. A Paranda, siamo a Paranda. Paranda, Paranda. No, a Tornio, siamo a Tornio, proprio che è una città industriale, Tornio. Si va male. Oh. Dai, su. Mica stiamo qua. Guarda questo. Si è fermato in mezzo alla strada quello. Vi rendete conto? Perché era passato col giallo, si è avuto un rimorso e si è fermato in mezzo all'incrocio. Allora, devo andare a diritto, verso Apparanta. All'Ikea siamo, di nuovo. Allora, Sverige, siamo in Svezia, giovani, c'è scritto Sverige. Passo io. Ma guarda te. Non hanno implementato nell'intelligenza artificiale la questione rotatoria in questo gioco. Mi sa, ma con la secca devo bere. Dai, muoviti. Nembo accelera. Ma guarda te sto caccone. Scusate, ho mosso il cazzillo della visuale. Quindi adesso ci facciamo tutta la serie di questi cosi qua che odio profondamente, che sono quelli a senso doppio alternato. Praticamente bivecchi, questi qua che inchiodano di colpo, ho fatto più incidenti qui che in tutta il resto d'Europa. Ma c'è un po' di lavori. Mancava, tanto sono stretto, sono largo, cioè nel senso. Ma guarda dove mi fanno passare, guarda dove mi fanno passare, dove mi fanno passare. Allargati un po', stringete. Ok. Ah, Kha'Zix è in mezzo a nulla? Non vede nessuno. Noi vogliamo svoltare qua, a Sundsvall. Si ribalta, ha smesso anche di grattare. Comunque, da quando ho spento il THX delle cuffie, non fa più lo scoppietto. Non vorrei dire, o il gioco forse non è proprio ottimizzato per il THX. Io vorrei anche trovare un benzinaio perché voglio fisicamente fare, no, fisicamente dissetarmi, fare anche un po' di gasolio. Parli. No, niente, pensavo invece è solo un indicatore della
della strada. Speravo fosse un benzinaro. C'è 110 qua di limite, sembra strano, si può camminare come delle lippe su queste strade qua. Lulea, lulea, lulea. Bravo, sciacquati dalle balle. La ruota gira, praticamente è una specie di superstrada, solo che per risparmiare hanno fatto una corsia in meno. Curva, queste sono curve, quelle bastase. Sembra che non curvino, ma in realtà poi quando ci arrivi ti... Urco campo. Aspetta. Ma che ci passa di qua? No, che cacchio fai? Allora, andiamo qua, che ci facciamo un po' di rabuc. Rabucco di benzina e di acqua. Andare di qua, che arriva qualcuno, arriva nessuno, no. Come si entra di qui? Ma poi dove si esce, scusa? Prima facciamo un buco di acqua. Che è diminuita la benzina, meno che la Norvegia era 1,56. Allora, devo fare il giro di qui, immagino. Allora, di qua non posso andare, devo andare per forza di qua. Devo ritornare di qua. Arriva nessuno. Andiamo tranquilli, andiamo, vai. Si riparte, l'acqua l'abbiamo bevuta. Siamo già a 50 minuti, mazzarola ragazzi.
Sono viaggi piuttosto lunghi in realtà, dovrei fare dei viaggi un pochino più corti per i video e poi magari aspettare di fare le live con dei percorsi un po' più lunghi, ma tanto il discorso è che nessuno guarda i video e nessuno guarda le live, quindi è uguale. Salve, poliscia, poliscia. Allora, qua vediamo sempre andare dritti. C'è queste serie di curve contro curve che sono per il camion deleterie. No, vabbè, aspetta, so passare, dai. Siamo giù di giri. Bodo, bodo, bodo io, bodo. Siamo a Schifea, Schellefea. E siamo a metà viaggio, più o meno. Però un rimorchio un po' più bello potevamo andarci, guarda, tutto spaccato, tutto rigato. Marcio, sporco, arrugginito. Mamma mia, che zozzeria. Dai, su, Schifaltea. Ma questo regge il monitor, no? No, c'è una cosa simile. Quanto dura sto semaforo? Quest'ora l'ho arrivato. C'è il suono. Non si induce a passare col rosso. Cioè, il clacson di questo camion è veramente. Ti fa passare la voglia, davvero. C'è qualcosa di interrogativo, ma no, suppongo sia qualche agenzia. Io sto decidendo di cambiare corsia. Allora, cosa c'è qua? Ah, ma è dentro, no, non ci vado, non interessa. Allora, ho anche a titolo informativo acquistato, che era in offerta, l'American Truck, passaggio stretto, quindi adesso vediamo un po'. Quando non l'ho ancora installato perché l'hard disk è quello che è. Quindi in un futuro abbastanza probabilmente prossimo, se riuscirò ad acquistare un altro hard disk da utilizzare per metterci la roba, scaricherò anche l'American Truck e lo proveremo, faremo giusto giusto una carriera dall'inizio, proprio dalla creazione del personaggio in poi,
tutto su American Truck e tutto su YouTube non dico in esclusiva perché probabilmente se tutto va bene con l'attivazione della nuova linea potrò anche ritornare a fare live su Twitch. Dai, pulmino! Non ce la faccio. C'è qualcosa di in mezzo alla strada che non vedo. Ecco. Adesso doveva girare questo qua. Non fatelo a casa, eh? Mi raccomando, quando guidate non mandate messaggi, non rispondete. Questo è un gioco. Sono seduto su una mia poltrona in casa e non rischio di spatasciarmi contro un platano, non rischio di investire una vecchietta sulle strisce e quindi posso anche permettermi, eh? E nel caso mi schiantassi posso ricaricare. Se voi invece fate così per la strada non potete ricaricare la partita, eh? Una volta che vi siete spatasciati contro un platano, il platano rimane lì e voi andate via da un'altra parte al cimitero, eh? Se tutto va bene, se no ci mandate qualcun altro. Quindi non rispondete al cellulare mentre guidate il vostro camion, macchina, bicicletta, motorino, passeggino, carrello della spesa. Intanto sappiamo che i carri della spesa dritti non vanno già di loro, quindi. Che ne so, più a venerdì sera potrei essere morto. Quindi passo, sì. Allora devo andare di qua. Semaforo, no? Qui è un semaforo però. Ok, andiamo dritti verso la prima ora di di qua a destra. Ribadisco ancora per chi non avesse visto gli altri video, se vi piace l'idea fatemi sapere nei commenti, visto che credo che nessuno l'abbia visto perché nessuno ha mai commentato un mio video, vi interessa, vi piacerebbe portare sul canale un viaggio fatto senza alcun tipo di ausilio di navigatore. Quindi lo scopo sarebbe stamperei uno screenshot della mappa del gioco
proprio sulla vecchia carta, quella che usavano una volta per scrivere quelle cose che li chiamavano libri una volta, erano delle cose che la gente praticamente si leggeva come leggere sull'iPad, però c'era una cosa che poi dovevi girare, una pagina si chiamava, che dovevi girarla. Erano fatti con questa carta che adesso non si usa più. E cazzo è successo? Porco cane! Mamma mia! E quindi mi piacerebbe... Ma è nuda questa? Ah no, c'è il pantalone. Mi piacerebbe fare un viaggio stampando la mappa così e spegnendo tutti i navigatori, o usare un camion magari di una mod, un camion vecchio, vintage, senza alcun tipo di uso. Già questo qua, se si prende l'allestimento, quello base non ha navigatore, e quello che è sul vetro si può anche togliere, quindi già questo potrebbe essere buono. Non credo che si possa spegnere. Questo qua non credo. Sì, si può anche spegnere quello. Anche spegnere automaticamente e autonomamente, quindi va bene. Fatemi sapere nei commenti se vi piacerebbe un viaggio fatto così, sarebbe bello, perché mi perderei almeno 50 volte al minuto, anche perché a volte passando velocemente i cartelli sono difficili da leggere, però ovviamente nel senso, nel caso mi servissero, sarei costretto poi a rallentare per guardare e leggere le indicazioni, sperando che, io credo sì, che siano nel gioco, corrispondano poi in realtà a, penso proprio di sì, oddio, questo qua, alla verità. Questa Golf 6 qua. Ok, io dovrei aspettare un attimino. Questo sembra il tribunale di Spezia. Ok. Suonano. Vedi che è rosso, dove vai? Cosa suoni che è rosso? Non lo vedi che è rosso? Che dura una settimana con questo qua. Oh, sei incantato. Non c'era più. Ma ha spento il motore. No. Si vede che era rimasta la marcia inserita. A volte se non schiacci bene la frizione rimane la marcia inserita, e quando si quasi spegne. Questo era quello che suonava, ha fatto lo sborone. Suonava lui qui. Ah, là c'è il trampolino del salto. Il salto con gli sci. Praticamente se sbagliano arrivano direttamente in rotatoria. No, il cartello.
Vabbè, era un cartello dei pedoni, uguale. Tanto vanno piano, lo leggono anche se per terra i pedoni. Ah no, ma era per le macchine, per non schiacciare i pedoni, vabbè. Così imparano a mettere i cartelli a bordo strada. Si era indurito il collo, è un corpone di quelli traditori questo qua. Lo senti perché si indurisce il volante di colpo? Significa che sta facendo fatica nel girare. E se dai lo forzi, appena si indurisce che ti cerchi di forzare il volante, è molto probabile che vai giù a testa all'aria. No, a gambe all'aria, la testa ce l'hai a posto le gambe. Quindi bisogna cercare, una volta che sei indurito, di cercare di accompagnare il più possibile. Quando si indurisce il volante, eh? Non dico cosa si indurisce a quello ormai. E voilà. Questo lo sorpassiamo. Proviamo. Ho fatto un mezzo pelo. Puoi vedere? Ok. Assistenza. Allora, fai vedere dove stiamo? A 475 km dall'arrivo. Quindi nel giro di pochi minuti dovremmo già quasi essere a tiro. Ma le luci come stiamo messi? Le abbiamo accese che sta venendo buio. Ah, quelle sono i cosi. Cos'era? Ah no! Cos'era? Cioè, il danno 2% non è vero, non mi ha fatto danno 2%, c'ero già 2%. Boh, vabbè, l'importante è che non mi abbia dato altri danni. Allora, fammi vedere, mi sa che ho attaccato gli abbaglianti. No, no. Sundsvall siamo a Sundsvall, Centrum. Dai, muoviti che vi è rosso, su. Dai, con questa Vauxhall. Che ora è? Le 23:12. Quasi quasi corrisponde, no, sono le 22. Quasi quasi corrispondeva all'orario reale, sono le 22:58. Brutta cambiata. Cos'è, un camion quello? No, sì. Sì, avevo anche un tastino per zoomare, l'avevo fatto. Allora, 1:10. Oddio, che piloti, oddio, devo girare. Qua. È qua, sì. Occhio che c'è stretto. Ok.
arriva qualcuno? No. Allora devo andare di qua. Sunfa, non c'ero già passato da Sunfa. Mi pareva di sì. Ok. Sì, Sunfa. Centro cittadino, c'è 50 di limite. C'è un giallo lampeggiante. Cosa significa? Che posso passare. C'è un verde non lampeggiante e un rosso. Non ce la faccio. Con la secondina c'è un altro semaforo rosso. Ah, diventi verde, bravo. Non sono come quelli. Ah, ecco. Non sono come quelli di Spezia, vedi che sono tutti coordinati. Invece se a Spezia praticamente sono tutti scoordinati. Se becchi uno per caso rosso sei finito, basta. La tua vita rimane rossa. Sa che Fox Daxer. Ma è possibile che questi qua ti facciano passare in mezzo a queste viuzze, questi centri abitati orribili, tra l'altro, che mi ricordano un po' la periferia russa, con questi casermoni enormi, cioè, tipo, so, benvenuti a Pripyat. Oggi ho visto il filmato di uno su una rotatoria, se la fa dritta è bello che in mezzo alla rotatoria c'è tipo una specie di fontanella di piscinetta, e quindi praticamente questo qua salta nella rotatoria e finisce nella piscina, sorpassa la piscina. Una soddisfazione personale ho avuto quando ho visto quel video incredibile. Sono Vatium. Dove va questo di corsa? A frenare, cioè arriva e frena. Ma le precedenze non te l'ha insegnato nessuno? Parli che c'ha la Golf, fa lo sporone, c'ha la Golf, ma io ho 900 cavalli e sono 7 volte te, quindi zitto e avanza, mosca, che ti schiaccio come una zanzara. Stavo dicendo, guardate com'è fluido. Oh, che bello, che vedi, che vedi? Invece tac, subito una schippata di frame, subito così, regalata proprio. Che ora è? Le 00:13. Allora, risumendo un po' lì. Era la polizia quella, vabbè. Riassumendo un po' i conti, allora fammi vedere, qui abbiamo 5 ore all'arrivo, carburante ne abbiamo a sparniscio, poi abbiamo 5 ore e 5 minuti ad arrivare. Qui dobbiamo arrivare a fare 41 ore. Praticamente, allora avevo 20, ragazzi. Quindi posso anche andare a
al nightclub stasera. Prima di consegnare. Se questi mi fanno passare. Gustoso tesoro. Come lo sono visto in bocca, gustoso tesoro, il dolcetto. Allora, 40 ore e arrivo fra 4. Quindi ho il 10% di... Vabbè, siamo... Arrivo un altro tizio, qua davanti, fermo. E chi sei? Ciro? Immobile. Meno male che non lo sono passato, c'è una rotatoria che si vedeva a malapena. Ok, dove va questo? Io devo andare qua. Trondheim. Oh, già si vede. Cosa per fare? Oddio. Maledetti, come non li sopporto sti affari. Allora, siamo a... Che giro mi fa fare? Perché mi fa andare di qua? Perché mi fa andare di qua questo? Ma questa me la devi spiegare. Questa me la devi spiegare, eh? No! 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 No, 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 non m'ho manco toccato, no! E che cacchio! No, non è vero, non m'ha neanche toccato! Tutto perché mi ha fatto fare un giro che non c'entra un tubo. Fanculo. No, cacchio, non si fa così però. Tra l'altro ho perso non so quanti chilometri. No, dai, non si fa così. E basta con sto vinil. Fa girare le scatole a me ste cose. Stava andando così bene per colpa di quello lì che mi fa passare in una rotatoria che non c'entra niente. Devo andare dritto, devo andare. Gli fa passare da sopra. Perché? Ho perso anche un sacco di strada. Cacchio. Fa, non lo fa fare? Io vado dritto, scusa. No, è perché pensavo ci fosse un'altra deviazione, no? Ma non ha senso sta cosa, veramente non ha senso. Boh, vabbè. Grattiamoci su.
questo le mucche. Guardate cosa mi fa fare questo. Cosa mi fa fare? Perché adesso all'improvviso ha deciso? Avete capito chi è? Chi è che comanda? Chi è the king of the road? The king of the road. E anche the king of the roundabout. Non ci sono più pali dove asco io. Dove cammino io non crescono più pali. Allora, oggi ho fatto un sacco di ho girato un sacco di video di automation che verranno poi pubblicati a breve, penso domani o forse anche stasera. Poi manderò a già registrati, dovrò caricare ancora sulla rete alcuni episodi di della soap opera di Sims 4, dove c'è il nostro amico Don Perignon che con le sue storie, le sue vicissitudini, le sue conquiste e soprattutto le conquiste della sua amica Milfa, si chiama Milfa, che anche lei la dà più che una porno star. E niente, poi ci sarà anche una puntata di automation in, cioè un progetto di automation in due puntate, giusto perché ho notato che le i video di automation, essendo molto complessi, vengono poi molto lunghi, quindi ho provato a vedere di dividerli. In realtà ho già fatto un esperimento del genere che è stato ampiamente fallimentare, perché qualcuno ha visto magari la prima puntata, da vedere dalle statistiche, cioè tre persone, tipo 3-4 persone, di cui una sono io, per provare se funzionava, e poi le altre invece vedo che non le ha guardate più nessuno. Non lo so, ho fatto così, quindi saranno due appuntamenti da mezz'ora invece che i soliti appuntamenti lunghi, più di un'ora, un'ora e mezzo, alcuni quelli più complessi addirittura sono quasi 2 ore. Magari possono anche scoraggiare dalla visita, quindi episodi più brevi, vediamo se con episodi più brevi, perché lascio tutto, quindi non faccio tagli o compendi. Uno dei motivi è anche quello che vi elencavo prima, guardate il tempo che ci vorrebbe poi per editare tutto, e più che altro dovrei tenere i video molto di più sull'hard disk, quindi occupare più spazio. Il mio hard disk è solo 500 giga, quindi non è che ho tutta questa possibilità di tenere a lungo i file, anche perché una live, una registrazione, una live registrata su automation che appunto dura più di un'ora, un'ora e mezzo, sono 9, 11 giga, 12, quindi non sono pochi.
quindi cerco di caricarli, che era a rigore. Già, questo qua per esempio 1 ora e 25 sta arrivando, ed è lunga, lunga, lunga. D'altra parte dividere un viaggio in due non ha senso. Per quello che dicevo, fare magari dei viaggi un po' più corti, però insomma, fondamentalmente avrei rifatto, facendo un viaggio più corto lì da dove sono partito stasera, avrei rifatto la strada che ho fatto ieri. Lì sono le scimmie, fra un po' anche le Tarzan, le scimmie, fra un po' esce fuori. Vedi, senti, senti, senti l'acqua? Ma che bellezza questi effetti sonori, che proprio non c'entra niente, capito? Cioè, si è sentita l'acqua un'ora prima che iniziava, che arrivasse il torrente, e poi appena passata è finita. Adesso sta ritornando, non so. Mamma mia, questo qua che ansia che mi fa venire. Con quella freccia che dice passami sotto, tra l'altro. Levati. Ecco. Bravo, te sì che sei un genio. Hai capito chi è che comanda. L'anima dei mortacci tua comanda. E niente, mi sono distratto non so neanche dove farmi passare, ripartire qua. Tra l'altro da un non so dove sono. Niente, probabilmente sì, a sto punto taglierò qualcosa nel video. In questo video taglierò qualcosa, farò, vediamo un pochino. Perché ecco qua siamo dove prima. C'è un'altra gente davanti che mi fa innervosire come quello di prima, siamo a posto. Vai! Il solito sorpasso che ho fatto prima, eh. Fermo. Forza. Niente, cammina. Mi piacerebbe sapere cosa se ne fa sto qua di questa barca qua. Ma perché non la butta via? C'è un'altra ruotatoria in fondo, si gira a sinistra. Allora manca, oddio,
Oddio, dove va questo? Palo, ok, devo dire quanto mancava, 45 km. Hai capito? Come funziona? Sembra essere più... Non è per il bergamasca, no, sto scherzando. Chi è questo? Duff! Giustamente Duff è arancione. Ma qui siamo all'arrivo di... Ma Trondheim non è in Norvegia, io non mi ricordo di essere ritornato in Norvegia però. Allora qua devo andare a destra? No, non qua. Sì, era qua. Cazzo! Meno male che si esce qui. Ah, Dio, 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 questi svincoli. Ti spegni? Ah, grazie. Niente. Basta, sono rotto le scatole di sto viaggio. Mi sono schiantato troppe volte. Vabbè, andiamo avanti. Mai siamo arrivati. No, più che altro ho fatto un bel viaggio fino alla fine. Poi ho fatto, combinato due cappelle che potevo benissimo evitarmi. E non sono ancora arrivato, perché c'è ancora sto curvone qua che potrebbe essere la terza cappella della serata, Allora, adesso vediamo, qua io vado a destra, Poi alla rotatoria vado a sinistra. È una rotatoria questa, sì. Una non è stata neanche colpa mia, perché mi ha fatto... mi ha tratto in inganno il navigatore. Che mi ha fatto fare un passaggio che non dovevo fare assolutamente, e un camion mi è venuto addosso. E uno aveva fatto un sorpasso che neanche Valentino Rossi all'ultimo giro avrebbe fatto, però all'ultima curva. Quindi questa è tutta roba meritata di mio. E ma non sono ancora arrivato, Un'ora e 34, allora 34, boh, e non lo so adesso, decido poi di tagliare. Poi qua cacchio succede qua? Polaris, ok, il palo è salvo. Ancora dritti di qui, il palo questo lo portiamo via, lo sento già, no, invece è salvo. Dove devo andare? Ah, non è qui allora.
scusa. Ah, era qui. Aimon. No, c'è uno dietro. Non posso. Facciamo una nuova qua. No, vieni proprio vicino, visto che faccio la cura in modo molto agevole, mi aiuti così, grazie. Okay, siamo arrivati. Alla fine siamo arrivati. Ok, tra l'altro dà anche due sputi di pix, a parte che per il momento mi servono. Quasi quasi per quello che mi paga, nel senso stare a fare fatica per 40 pix. Non è che voglia di farlo de e quel trovolo della tua sorella. Tac, tac, tac. Ok, excellent. Quanto abbiamo guadagnato? 96.000 e abbiamo passato anche un livello. Peccato che ormai non serve a nulla sopra il livello 50. Non lo so, non mi sblocca niente, quindi cioè. Bene. Allora, abbiamo finito il nostro incarico. Facciamoci un selfie, facciamo così che facciamo prima, tac, facciamo almeno, facciamo prima, andiamo a parcheggiare, eccoci qua, inizia a piovere, tutte le volte che arrivo inizia a piovere, non ho mai capito. Fammi vedere qua dove posso parcheggiare. Ecco qua. Ande. A posto. Spegniamo i fari. Spegniamo il tergicristallo, freno a mano, spegniamo il motore. E buonanotte a tutti. Ciao ciao.